Allora, carissimi amici di Medico Snake, gli unboxing non finiscono. Innanzitutto mi sono procurato il taglierino. Finalmente il canale ha il taglierino per aprire i pacchi. Allora, mi sono arrivati altri due pacchi. Come già avete visto su Instagram, sto completando l'assemblaggio del mio nuovo computer fisso, attualmente in funzione là dietro, ma mancavano gli ultimi pezzi. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, uno dei primi pacchi è questo qua. Allora, io in realtà già lo avevo aperto, avevo tolto la confezione Amazon per vedere un po' com'era, ma vedete ancora la pellicola, quindi la apro qui con voi. E intanto arrivano le notifiche, mi sa che le devo disattivare. Ok, quindi vado un attimino ad aprire questo pacco. Allora, questo qui ragazzi è l'alimentatore del mio nuovo computer ed è un alimentatore RGB. Allora, vediamo un attimo. Sì, perfetto, è un alimentatore. Sì, allora ve lo faccio subito vedere. Beh, devo dire veramente niente male, raga. Allora, vediamo un pochino, togliamo il pluriball e voilà. Allora raga, sì, allora intanto già l'ho aperto, un alimentatore da 500 watt RGB, qui abbiamo tutta la cavetteria, ok, e poi qui dietro abbiamo il pulsante accensione e spegnimento e qui abbiamo il pulsante che va a cambiare le luci RGB e poi abbiamo il connettore di alimentazione. Quindi ragazzi, è un connettore che porta con sé sì 4 connettori SATA, 2 connettori IDE, alimentazione, quindi direi che è fatto veramente abbastanza bene. Quindi ho deciso di prendere un 500 watt perché mi serviva anche per alimentare la scheda video che ho preso la settimana scorsa, che avete visto nel video unboxing. Allora ragazzi, mettiamola a parte, adesso prendiamo il pezzo grosso. Allora, metto qui queste, butto a terra e ragazzi, voilà, il pacco più grosso del canale. E questo qui, beh, potete averlo intuito stesso voi, non so se si riesce a leggere qui davanti, della Cooler Master, ed è il case che andrà all'esterno del mio computer. Allora, andiamo subito ad aprirlo. No raga, veramente, già, cioè veramente fantastico sto case. Allora, adesso mi conviene metterlo a terra e vediamo un po' come tirarlo fuori. Allora, ok, ecco qua, ho fatto un po' la faccia di Davide Poato di Stock Droid, ma ci sta. Allora, vediamo un po', togliamo le confezioni, togliamo il polistirolo, via, togliamo anche quest'altro, via, e togliamo anche il cellophane, via. Beh ragazzi, io direi niente proprio di meno che fantastico. Allora, qui abbiamo anche una copertura calamitata nella parte superiore, fatta veramente bene. Allora, sì, quindi attacca qui nella parte superiore. Adesso dall'altra inquadratura vi faccio vedere un attimino come è strutturato. Vediamo un po' se riesco. Sì, posso togliere le viti laterali così vi faccio vedere un attimino l'interno. Anche se si vedrà ben poco dalla seconda inquadratura, ma ci proviamo. Allora raga, ecco qua, questo è vetro, quindi devo stare a prestare attenzione. Allora raga, qui vedo che ci stanno già un bel po' di cose, un bel po' di alimentazioni per le ventole. Sì, allora ve le faccio vedere da questa angolazione.
qui in basso abbiamo tutta la cavetteria che serve per andare ad alimentare le tre ventole RGB che stanno qui davanti. Non so se riuscite a vederle da questa angolazione, quindi ne vedete due, ma ce ne sta, anzi facciamo così, una terza, quindi una, due e tre. Togliamo anche questa. Ma raga, devo dire che veramente a dir poco fantastico. Allora, io devo solo tirar fuori questa cavetteria magari dopo e capire un po' come è strutturato il restante del case. Allora ragazzi, io volevo fare questo unboxing con voi perché ci tenevo veramente tanto, quindi questo pezzo l'aspettavo già da un paio di giorni. Ma togliamo anche questi qua, così togliamo anche l'altra parte e mi porto nella parte superiore la cavetteria. Ed eccola qui, quindi sì, è anche ben legata. Ragazzi, scusate, sono sparito dall'inquadratura e ecco qua. Quindi che faccio? Vediamo un po', sì, devo vedere un po' come strutturare tutto. Ah, tengo anche, vi faccio vedere da quest'altra parte, delle fascette per andare ad unire il tutto. Ok, quindi abbiamo delle fascette, altri tipi di connettori che potrebbero servire. Quindi raga, devo dire un po' di connessioni per alimentare il tutto. Devo solo un po' capire. Ok, perfetto. Sì. Ok. Quindi ci sta. Allora ragazzi, io non vedo l'ora, adesso smonto tutto, non so se riuscirò a portarvi la fase dell'intero assemblaggio, ma magari vi faccio vedere il computer assemblato direttamente alla fine. Quindi ragazzi, caso contrario, se non vi porto nessuna clip di assemblaggio, beh, per quanto riguarda questi due prodotti vi lascio il link qua in basso in descrizione, quindi se volete dargli un'occhiata qua in descrizione trovate il link sia di questo case della Cooler Master e sia per quanto riguarda l'alimentatore, se mai riuscirò a prenderlo, della Thermaltake. Sto facendo solo casino, ecco qua, della Thermaltake. Quindi vi lascio tutti i link qua in basso in descrizione. Allora ragazzi, se nel caso vi fosse piaciuto, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate di questi componenti che mi sono arrivati, insomma ditemi la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale. E un'altra cosa, ve lo ricorda anche l'animazione, mi trovate anche su Instagram, quindi tutte le novità passano prima da Instagram e poi arrivano qui sul canale. E del resto noi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube domenica prossima, e non so se l'ho detto, ma caso contrario condividete anche questo video. Ciao. Allora ragazzi, adesso vado subito a montare il tutto. Perfetto, ciao.